Consigliere Rolfi, le domando, nei giorni scorsi Maria Stella Gelmini di Forza Italia ha detto che insomma andare oltre l'euro come propone la Lega e come propone Matteo Salvini non è una strada percorribile perché si farebbe un salto nel buio. Vorrei un suo parere su questa posizione tenuto conto che voi amministrate in Regione Lombardia con Forza Italia e avete comunque ottenuto i risultati. Ma io credo che il salto nel buio l'abbiamo fatto entrando nell'euro ad un cambio vergognoso per gli interessi nazionali che hanno messo in difficoltà centinaia di migliaia di famiglie italiane da nord a sud, centinaia di migliaia di operatori economici, commercianti di ogni settore economico. Insomma, l'euro ha creato seri problemi per il benessere concreto delle famiglie, dei lavoratori, dei piccoli imprenditori lombardi, veneti, piemontesi, italiani in generale. Quindi non è un salto del buio, insomma è un salto verso la luce, è un uscire dal tunnel, è un salto verso il futuro, verso la ripresa di controllo e sovranità delle proprie decisioni nazionali. È una cosa da fare, come ormai suggeriscono tanti esperti anche economici, con tutto rispetto, più esperti anche premi Nobel anche di Maria Stella Gelmini, per cui è una scelta necessaria e credo che il buon senso e la concretezza delle ragioni spingerà il centrodestra a essere sì compatto, ma sulle posizioni di futuro e non di passato che la Lega Nord esprime.